fischia l'arbitro, parte Brunori con il destro, va a spiazzare Morra e al settimo minuto di questo secondo tempo il Palermo fa 2-0, 1-2 davvero micidiale dei ragazzi di Baldini che hanno trovato il vantaggio con Luperini e ora il raddoppio con Brunori. Allora, quando un giocatore batte i rigori in questa maniera, no, di solito parte molto piano perché deve vedere lo spostamento del portiere e tirare dall'altra parte. Lui è andato velocissimo, ha girato la caviglia chiaramente in una maniera straordinaria e l'ha messa dentro con una velocità impressionante. Fredo Brunori dagli 11 metri che trova il primo gol in questi playoff e noi andiamo a morto.